capire che cosa può servire ai fisarmonicisti di oggi, mentre studiano la fisarmonica, mentre studiano la musica, perché alla fine la fisarmonica è uno strumento con cui si fa la musica, tutta la musica. Io non sono in realtà né un fisarmonicista classico né un classico fisarmonicista, perché non sono diplomato in conservatorio e perché non ho fatto anni di gavetta nelle orchestre liscio, che è molto importante, ne sono sicuro. Ho fatto solo pochi mesi intensi, perché quelli estivi, in un gruppo dove suonavamo praticamente minimo 28 giorni, massimo tutti. E che cosa suono? Suono quello che oggi si chiama un po' il varieté, un po' di tutto. In realtà da sempre mi sono interfacciato con altri musicisti dal vivo, sassofonisti, chitarristi, batteristi. No, perché sono andato in crisi, non so, voi siete mai andati in crisi con la fisarmonica? Io sono andato in crisi un sacco di volte, ho 40 anni e ho cominciato che avevo 9 anni, sono andato in crisi un sacco di volte, perché bisognava per forza suonare Zumpappa o Puncia Puncia e quindi sono, io invece volevo improvvisare, volevo fare un'altra cosa. Che cosa suono io, per esempio? Tento di suonare un po' di jazz. Secondo, che cosa potrebbe servire a un fisarmonicista? Un fisarmonicista che fa liscio. Però ci sono diversi modi, insomma, per fare un valzer, no? Per esempio, già semplicemente l'inizio, il basso potrebbe non semplicemente fare. Se ne frega, voglio dire, potrebbe essere un pochino più accattivante. Ok? Cioè, figa questa cosa qua, no? Comunque, adesso stavo parlando di come si può accompagnare un valzer, che al posto di accompagnare. O con un cromatismo anche, appunto. Molto più lati in questa cosa, no? Anche un po' più jazz, un po' più moderna. Sicuramente Galliano, quando suona i suoi brani, fa questo, no? Fa questo, per cui pam 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 pam, no? E questo qui sicuramente dà una cosa graffiante. Che cosa interessa ai fisarmonicisti? Mi interessano gli arpeggi. Mi interessano i bassi, le scale cromatiche,
queste cose qui, mi interessano gli accordi jazz. Mi interessa walking. Cosa può interessare? Gli arpeggi. Volete studiare qualcosa insieme? Diciamo, i miei metodi non sono sicuramente quelli scritti nei libri o quelli dettati da degli insegnanti conformisti, questo di sicuro. Per esempio, una dritta che mi sento di dare al mondo della fisarmonica, mi sembra di vedere molto spesso fisarmonicisti che toccano la fisarmonica come se fosse la cosa più preziosa al mondo, oppure fosse la cosa più scottante, non lo so, non viene premuto il pulsante, mi viene da dire, proprio il pulsante. E non viene fuori il suono. Sento un sacco di fisarmonicisti che fanno. Ma questa cosa qua non funziona, non esce fuori il suono. Questa in realtà non è musica perché è puntato. Il puntato è comunque premuto, è premuto, ma pochissimo, però è premuto fino a fondo. Cioè, il pulsante ha una corsa tutta che ci permette di fare anche quelle cose. Ok, ci permette di fare questo. E non solo, anche altro. Per cui quello che mi sento intanto di dire a tutti i fisarmonicisti, a molti fisarmonicisti, soprattutto nell'ambiente folcloristico, è proprio quello di spingere il pulsante. Qualsiasi brano che voi suonate e non spingete bene i pulsanti, alla fine non perfora il cuore di nessuno. Il pulsuono deve uscire tutta la voce. Beh, perché se no se io parlassi così. Cioè, si suona come si parla, per cui anche le personalità, in effetti, fateci caso, è che tutti i fisarmonicisti, amati musicisti, tutti in genere, si suona come si parla, perché questo è un linguaggio, il linguaggio del folk, il linguaggio del jazz, il linguaggio del latinoamericano, ce ne sono un sacco. Per cui quello che mi sento di dire, suonate un brano, non so, qualsiasi brano. Io sono dei brani anche veloci, che hanno dei passaggi complicati. Ne faccio uno giusto per, non per sbrodolarmi, anzi farò cacare, si può dire cacare, farò cacare, se farò schifo, comunque non sarò bravo adesso in questo momento perché non ero preparato, non sono preparato a fare una lezione, non do lezioni a quasi nessuno perché sono pochissime le persone che vogliono davvero imparare e metterci il tempo in uno strumento. Questo passaggio è molto complicato. Però per poterlo eseguire ad alte velocità, sicuramente c'è bisogno di fare un lavoro di base. Il lavoro di base è questo. Non so se si sente il suono del mio pulsante. Cioè, questo è vero che non è un pianoforte perché noi facciamo tutto con il mantice, ma le dita vanno articolate, guardate le mie, fanno schifo, mica sono delle dita di Horowitz. Eppure ho, secondo me, una discreta tecnica, capito? Una discreta, che la tecnica alla fine cosa serve? La tecnica serve per suonare quello che tu vuoi, quello che tu hai nel cuore. Per cui io, per esempio, ho tecnica a sufficienza per suonare quello che mi piace, ok?
Mi interessa sapere come si ottiene una sonorità, perché quella sonorità funziona lì o non funziona là, oppure come si suona questo brano. Ci sono dei brani che sono anche semplici, no? Per esempio. Dove sopra si può improvvisare. Vogliamo affrontare lo studio di un brano? Vogliamo affrontare lo studio di sequenze, che ne so, lo studio della cadenza secondo, quinto, primo, una cosa diciamo banale alla base che però ancora governa le leggi, no? Come quella dell'alba e del tramonto, no? Per cui secondo, quinto, primo, voicing. Ma sì, così fa un po' cacare, dici che cosa ci faccio, no? Praticamente è il giro di do, no? Re minore, sol settimo, do my seven e poi il sesto grado che può essere o minore, la minore oppure dominante per cui la settimo, no? Giro questo, re, sol. E il problema di noi fisarmonicisti è che stiamo sempre vicino ai fisarmonicisti. Questo è il problema. E quando vediamo qualcuno che tenta di fare qualcosa di diverso, chiediamo di fare tutto pepe, eh? Questa potrebbe essere anche la mia reazione alla fine, però quello che voglio dire è che se rimaniamo nel nostro comfort, alla fine non vediamo mai il mondo, perché chi sta nel divano non esce fuori dalla porta di casa e non vede quello che c'è fuori, non vede la bella bionda, non vede neanche quella brutta, non rischia di litigare, non rischia di essere compromesso. Certo, ci sono anche questi vantaggi, però ragazzi, la vita è una, godiamocela. La musica è grande, non è fatta. La fisarmonica costruita per suonare certa musica scritta per suonare per la fisarmonica, non capisco, capito? Secondo me c'è tanta roba molto più bella, capito? Tutti bravi a suonare zumpappa
Ma alla fine la musica, che cos'è per voi? Eseguire un brano? Ci sarà sempre un bambino russo che lo suona meglio di voi e di me, ok? Possiamo suonare quello che ci pare. Quello che interessa, secondo me, nel cuore, è effettivamente che quando uno suona deve avere una sua melodia. Allora è questo che funziona. E per poter fare la propria melodia uno deve conoscere le cose, quello che suona. Secondo me, la metà dei fisarmonicisti in questo gruppo suona un sacco di cose, ma non ne conosce la metà di quello che fa. Mi piace guardare quello che fanno gli altri per capire che cosa hanno cercato di trovare in quel brano, no? Per esempio, mi sono sentito, secondo me molti cercano di stupire, no? Io per esempio non cerco di stupire, anzi, in generale, lo ripeto un'altra volta perché c'è qualche nuovo collegamento, in generale faccio cacare, nel senso mi metto lì a suonare una cosa più per studio, poi quando è il momento di eseguirla mi lascio andare, ok? Però ho sentito anche persone che fanno, come fa questo brano Cavatino? Questo brano Cavaquinho è un brano di Ernesto Nazareth ed è anche tecnico, se vogliamo, un choro. Però chi l'ha suonato? Secondo me l'ha suonato intanto troppo veloce e comunque sia, l'ha suonato troppo veloce perché succedeva quello che dicevo, cioè i tasti scottano. Cioè, non scotta la fisarmonica, no? Per cui se uno vuole suonare veloce può anche suonare veloce. Cosa vi interessa, fisarmonicisti? Condividere così, a tu per tu, sono qua, mi scrivete, senti, mi spieghi come si prende l'accordo di quinta più? Eccolo, così, come si prende, è di là, si vede di là. Però nessuno me l'ha chiesto, mi hanno chiesto di suonare Non c'è pace fra gli ulivi, ma sarà una domanda da fare a me. È come vedere una suora e chiedergli di ballare la lap dance. Magari lo fa, però non è la prima domanda che gli farei. Ok? Bene, io lo concludo qua. Mi tolgo anche, mi spoglio, come si dice, di mia moglie. Spero che a qualcuno sia piaciuto questo. Io sono delle Marche, della provincia di Pesaro Urbino. Mi chiamo scusate, Conti Raffaele. C'ho 40 anni, due figli, una gran voglia di suonare e di studiare la musica. E ho partecipato anche a cose importanti, cose meno importanti. L'importante è suonare bene con la fisarmonica, fare la musica e essere consapevoli che la musica non è niente di importante in realtà, e nemmeno la fisarmonica è uno strumento. Non salva le vite, non uccide nessuno, non cambia il mercato. Per cui in realtà, molto relax, suoniamo, ci dobbiamo divertire, è il cibo dell'anima, per cui io vedo questo. Mi piacerebbe, oltre che suonare, parlare un po' di musica, perché secondo il mio punto di vista c'è molto bisogno, soprattutto nel mio ambiente fisarmonicistico che tengo tanto a cuore, c'è un po' bisogno di parlare di filosofia della musica. Cazzo, non esiste nel mondo una materia che si chiama così, filosofia della musica. C'è filosofia di tutto, non c'è filosofia della musica. Ma perché dico questo? Perché c'è un sacco d'ansia in giro, ragazzi. E le scale, e la mano sinistra, e il bello shake, e voglio improvvisare. Ma quanti sono gli accordi? Ma quante sono le scale? Ma quanta tecnica devo avere?
che cosa devo studiare per arrivare là? Ma io ce l'ho, ma io non ce l'ho, ma perché quello ce l'ha? No, cioè, tutte queste paranoie, ragazzi, alla fine dove finiscono? Finiscono nello stesso posto di dove finiscono le nostre emozioni che poi cacchiamo quando andiamo al bar, incontriamo una bella gnocca che vogliamo incontrare e non sappiamo che cosa dire. Oppure diciamo la prima stupidaggine. Ecco, con lo strumento, con la musica, i musicisti fanno questo perché io stesso quando vado là e ho l'ansia da prestazione perché ho 200 persone davanti, mica come Vasco Rossi lo stadio, che sono lì però che mi ascoltano tutti nel teatro, cioè mi cacco sotto a volte e se mi cacco sotto si sente nella fisarmonica perché trema la voce, perché il pensiero non è lucido, perché balbetto, no? Come si fa a risolvere questi problemi? Tocca pensarci, tocca farci caso, no? Un po' come il lavandino che goccia, non è che dici cazzo, il lavandino goccia. Chissà com'è. Se ci andiamo a vedere, sicuramente anche nessun idraulico, però tutti riusciamo a capire dove goccia, perché goccia e magari quale sarebbe l'intervento. Poi chiamiamo un altro e facciamo fare un altro. Per cui mi darete ragione se dico che quando uno ha un sano egoismo, cioè sicura per sé, per l'interesse di se stesso, per l'amor proprio, mi diceva mia madre, no? Per l'amor proprio. Questa cosa non può far altro che sfociare negli altri, in un qualcosa di migliore per gli altri. Perché se io sono un fisarmonicista che suono da solo, se studio da solo, sarò migliore. Se suono in una band e studio perché beh, voglio essere io migliore, per cui sono egoista, ragazzi, ho bisogno di studiare da solo, quando tornerò a suonare nella band, sarò migliore. Per cui questo è il sano egoismo di cui parlo. Il liscio è un genere. Ti interessa il Latin? Ti interessa il funk? Ti interessa suonare con gente che suona anche un'altra roba da quella che suoni te? Ti interessa non essere considerato solo un fisarmonicista? Ah, va il fisarmonicista! Cioè, alla fine è questo, perché tutte le volte che arriva un fisarmonicista in un ambiente pubblicamente musicale, tutti sguardano gli occhi così. Madonna, il fisarmonicista, adesso questi chissà cosa sono, tocca far libertango. E il primo brano che ho tirato giù ad orecchio era un brano cantato da Gianni Morandi per radio, lo tiravo giù con la tastierina. Per cui non è questo un problema, la musica si fa orecchio. In Brasile quante persone si sono fatte orecchio? Ma anche da noi altri, alla fine il risultato è che bisogna fare la musica, non bisogna mica dire io so quello, io so quell'altro, perché se arriva uno che non sa proprio niente, è un alieno e viene lì e ti prende la fisarmonica e ti sa suonare, non è che ti sa suonare, ma arriva e con quei suoni, con la sua musica, che tu magari non hai neanche sentito, ti apre in quattro, te che cazzo te ne frega se quello ha fatto il conservatorio o no? Scusa, adesso questa è sicuramente una cattiveria che molti conservatori e conservatori mi vorranno menare. Capito? Nonostante io apprezzo molto invece il conservatorio, perché io che non ho avuto il conservatorio, non ho la loro apertura di mantice, non ho la loro emissione di nota. Per fortuna neanche loro hanno la mia. E questo è il punto, ok? Che loro ci metterebbero tutti gli anni che ci ho messo io per tirare fuori come io suono la prima nota, come io ci metterei altrettanti anni per imparare come loro emettono la loro nota, per esempio, no? Oppure, ecco, adesso ne tiro una così del folklore, della mia esperienza di pizzica. Questo per esempio passaggio che secondo me può essere utilizzato in molte occasioni, capito? Non soltanto nella pizzica, io me lo sono studiato nella pizzica, è una stupidaggine, ma poi non è così facile, ok? Per esempio, la pizzica va di solito di tonica e quinta, no? O di quinta e tonica. Sentite che c'è la sesta che suona. Sto facendo praticamente le triadi di Do, Do, Mi, Sol. E faccio cantare anche la sesta, no?
E poi mi cambio in sol, no? Mando, tengo sempre sol, questo non cambia mai, ma cambio queste sotto, no? Che da do mi vanno a sol re. Quello che vi volevo fare vedere è quest'altro, perché uno dice, vabbè, è così, ma se uno vuole far vedere che è un po' cazzuto, metterci un po' di guizzo, questo per esempio secondo me è un ottimo esercizio. Che cosa faccio? Faccio la ribattuta però intervallata. Però qua su non metto solo una nota, no? Ma ne metto due. Ok? E questo poi dopo posso anche girarlo, perché una volta ho questo nel battere. Questo invece è levare. In battere. Levare. Anche queste cose qui, insomma, si possono fare, oppure anche cose alternative. Dici, nel liscio si fa sempre, no, che ne so, Florette faceva questo. Ma possiamo fare anche al contrario, non lo fa nessuno nel liscio, per esempio, no? Cosa qua possiamo insomma scambiarci opinioni, ragazzi, ok? Chiudo, possiamo parlare di bello shake. Io non sono un grande, però possiamo fare anche questo. Vi saluto, ciao.